I controlli sulla presenza di contagiati tra gli ospiti e il personale delle case di riposo del Veneto sono quasi terminati, ma sono già disponibili dei primi dati significativi. Il principale è che il tasso di mortalità degli ospiti positivi al coronavirus è inferiore della metà rispetto al dato nazionale, che è pari in Veneto al 15,7%, quando sulla fascia di età 80-89 anni, mentre dal livello nazionale che era stato pubblicato dal Sole 24 Ore il 13 del 4 e dall'Istituto Superiore di Sanità, a livello nazionale è pari al 31,3%. Su 370 case di riposo presenti in Veneto ne sono state finora controllate 302. Significa che il dato al momento disponibile si riferisce al 74% delle 33.311 persone ospitate in queste strutture. Sono risultati dagli esami fatti 1.857 di positivi, quindi pari al 6%. Rispetto appunto ai numeri che oggi abbiamo. Quindi il 6% di questi 24.604, che sono il 74% degli ospiti interi all'interno delle case di riposo, è positivo. Agli esami col tampone sono stati affiancati test rapidi. Se questi ultimi danno esito dubbio o positivo, si passa alla verifica col tampone. Su 30.501 dipendenti delle case di riposo è stata verificata l'eventuale positività a 24.281, il 70%. Sono risultati positivi 920 operatori, quindi pari al 3%. Qui ci sono sia i dipendenti sia i non dipendenti. Cosa vuol dire? Sia quelli, non so, che fanno il servizio cucina, pulizia, tutti. I controlli giungeranno alla completa copertura delle case di riposo nelle prossime ore, dopodiché saranno estesi a strutture per disabili e strutture della salute mentale.